39 ragazzi che vengono da Lampedusa, che adesso arriveranno, che sono già partiti, sono tutti dagli 11 ai 17 anni e sono, ahimè, orfani perché lo sono diventati lungo il viaggio, visto che i loro, i superstiti sono, non sono i ragazzini, sono proprio i superstiti, sono fra i superstiti della tragedia di Lampedusa. Questo è sicuramente il modo per affrontare nell'immediato l'emergenza. Successivamente che cosa faranno questi bambini? Intanto abbiamo, ed è la cosa probabilmente importante che si può dire, la novità rispetto all'accoglienza che ad oggi è stata data a questi ragazzi e a tutti i minori che sono arrivati. Non dimentichiamo che in Sicilia da gennaio oggi ne sono sbarcati 4.200, di cui solo 1.700 sono accompagnati, il resto sono praticamente soli. Non hanno neanche un tutore. E abbiamo ieri incontrato in presidenza della Regione il procuratore della Repubblica per i minori del distretto di Palermo Agrigento e Trapani e il presidente del Tribunale per i minori e abbiamo condiviso una linea comune che servirà a promuovere e attivare, rispetto a quella che è la prima accoglienza e la seconda accoglienza, uno strumento che è l'affido familiare. È strumento sicuramente anche più adeguato, perché non dimentichiamo che questi ragazzi, nella migliore delle ipotesi, sono stati sottoposti a un viaggio terribile verso una terra che non conoscono. Ma coloro che sono privi ormai della famiglia hanno anche un problema di adattamento alla situazione che trovano e che è assolutamente, da un punto di vista psichico, dirompente. Per cui stiamo attivando anche tutto quello che possiamo per supportarli psicologicamente all'adeguamento e anche alla consapevolezza che in molti casi sono diventati orfani, quindi non sono partiti senza i genitori o senza i familiari. E la risposta, diciamo, sociale è enorme, perché già adesso ci sono tantissime richieste di affido, anche perché noi abbiamo prospettato l'ipotesi di realizzare un affido speciale di, per esempio, gruppi familiari o di mamme con i bambini che potrebbero essere accolte da famiglie. Io ritengo che il popolo siciliano è generoso e poi ha una emotività, uno dei tratti distintivi. Vedrà che risposta ci sarà. Comune di Caltagirone, come si sta preparando ad affrontare questa emergenza? Soltanto ieri ci siamo stati avvertiti della necessità di mettere a disposizione del personale, dei servizi sociali, gli assistenti sociali e il personale amministrativo per fronteggiare questa emergenza che è piovuta un po' addosso a tutti. La Regione ha scelto questa struttura dell'IPAB, noi abbiamo dato il nostro contributo intervenendo tempestivamente, speriamo che vengano assicurate le condizioni migliori per ospitare questi ragazzi e certo è che l'impegno è importante, è complicato, ci sono tante cose a cui provvedere. La Regione ha fatto atto di prontezza rispetto alle prime necessità e noi cercheremo dal canto nostro di fare il nostro ruolo, anche se il ruolo del Comune appunto è soltanto quello di un coinvolgimento, diciamo, secondario e rispetto ad alcune esigenze certamente non di primissima importanza. Siamo però contenti che la nostra città abbia aperto le porte per ospitare questi ragazzi e siamo stati tutti profondamente scossi per la tragedia dei giorni scorsi e credo che sia bello che insomma anche attraverso queste forme di intervento si dia proprio il senso chiaro di una partecipazione nostra alla soluzione di un problema che certamente è importantissimo e a cui qualcuno dovrà prima o poi mettere mano seriamente. Quindi la città di Caltagirone, pur vivendo un momento di difficoltà, sta dimostrando grande solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno. Credo che proprio nei momenti di difficoltà si riesca a trovare la forza tutti per manifestare solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Questo è un momento difficilissimo per la nostra comunità, credo anche per la comunità regionale e per quella nazionale. Noi abbiamo risorse inadeguate ad affrontare il bisogno dei nostri concittadini, cerchiamo di farlo anche attraverso tutte le forme possibili. Speriamo che con il contributo di tanti si possa finalmente, prima o poi, cominciare a guardare in un'ottica di ottimismo. L'arrivo di questi 39 bambini sfuggiti alla tragedia di Lampedusa ha colto tutti di sorpresa. I primi ad essere chiamati sono state le associazioni presenti sul territorio. Qual è il vostro contributo?
Ma mi permetto di puntualizzare che non siamo stati i primi a essere chiamati, perché noi siamo stati chiamati stamattina alle 9:30. Io mi rifiuto di pensare che sia la struttura che li sta accogliendo, che le nostre istituzioni non sapessero già di questa cosa, perché altrimenti sarebbe anche grave che insomma si facciano questi traslochi di persone nel giro di mezz'ora. E questo è stato già il nostro primo rammarico. La seconda cosa è che siamo arrivati qui e abbiamo trovato una struttura del tutto inadeguata, sporchissima e da traslocare praticamente. Abbiamo traslocato reti, materassi, quindi il nostro lavoro di accoglienza è diventato il lavoro di facchinaggio e pulizia e sistemazione. Pazienza, si fa anche questo, ma quello che mi auguro adesso che accada è che veramente e seriamente si faccia un tavolo tecnico con le associazioni, con i mediatori linguistici e culturali per parlare di questa situazione, di come deve essere gestita, trattandosi di un materiale umano delicatissimo che già ci hanno preannunziato, che si tratta di ragazzi che hanno visto morire i loro genitori, i loro fratelli, particolarmente scossi da questa tragedia. E queste cose allora si devono fare come si devono fare coordinate. Sì, quindi il coordinamento non è il trasloco o la pulizia o il caricamento dei materassi. Questa è una cosa avvilente per certi versi. Si fa pure, però prima si fa il tavolo tecnico. E noi come associazione di volontariato abbiamo l'obbligo della tutela, a maggior ragione un'associazione come la nostra, l'ASTRA, che è di protezione civile e che si è occupata di solidarietà sociale per gli immigrati. Immagino che al momento è prematuro, ma già l'ASTRA, che da sempre è impegnata in prima linea per affrontare questi problemi, già sta pensando in concreto cosa poter fare per aiutare questi bambini? Sì, noi stamattina ci eravamo già attrezzati con i messaggi mail, visto che la telefonata è stata alle 9:30, già alle 10, non solo c'erano i volontari che già potevano venire, tanti lavoravano, erano fuori sede, ma abbiamo già chiamato Sandy, mediatore linguistico, abbiamo chiamato l'altra associazione, l'Arciamari, proprio perché pensavamo che era importante immediatamente, per chi nel settore si è speso tanto in questi anni, in questa città, e ha fatto, credo davvero, esempio di ottima integrazione, di esserci subito e immediatamente.